È un progetto di grande ambizione, ma che nasce da una determinazione del presidente Antonio Paoletti, una determinazione che viene da lontano, visto che l'idea originale risale a 20 anni fa. È persona determinata, è una persona che fa con passione il suo lavoro, è un presidente di Camera di Commercio che risponde esattamente ai canoni che deve avere un presidente di Camera di Commercio, quello che lavora per il bene del suo territorio. Questa iniziativa è molto importante, sposa quelle che sono le mission del sistema camerale, la transizione digitale, la transizione ecologica, la sostenibilità, e pertanto credo che questo Nautaverso, col nuovo nome che abbiamo appreso, sarà un esempio per tutto il sistema italiano delle Camere di Commercio, ma è anche un esempio esportabile all'esterno e all'estero in molte aree. È un progetto ambizioso, parte da una riqualificazione di un'area che è dismessa del cuore della città di Trieste, una città straordinaria che con questa realizzazione potrà avere sicuramente un attrattore in più per i propri cittadini, ma anche per chi viene da fuori, quindi un attrattore turistico di grande rilevanza, e dove sarà possibile vivere il futuro e socializzando, perché l'aspetto che mi ha molto colpito è quello di immaginare un ambiente in cui si vive il futuro non mettendosi gli occhiali e un casco in testa, per cui in qualche maniera solitari, in maniera solitaria, ma lo si fa socializzando, stando tra una scolaresca, in famiglia, e insieme vivere quello che è un'attrazione che guarda veramente al futuro per gli strumenti tecnologici che utilizza, ma anche come approccio di sostenibilità, perché in qualche maniera pensate vivere l'ambiente marino in maniera virtuale senza dover catturare dei pesci e tenerli in cattività.